Ciao, bentornati. Nei video precedenti vi ho mostrato la trasformazione del vano scala da un semplice passaggio per andare in cantina a una vera e propria continuazione dei locali interni della casa, quindi decisamente più piacevole. Ho infatti realizzato la rasatura completa delle pareti e l'installazione del controsoffitto con l'inserimento dei faretti per illuminare meglio la scala, che aveva solo un punto luce qui in cima e giù in fondo dove girava ero completamente al buio. Vi lascio i link dei due video in descrizione che possono essere di utilità per molti. Oggi invece vado a realizzare uno scaffale in quella nicchia che è rimasta ed è molto utile per guadagnare spazio nel resto della casa, infatti andrò a realizzare questo scaffale che mi permetterà di posizionare i prodotti della pulizia della casa. Io direi di non perdermi in tante chiacchiere, come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, attivare le notifiche per non perdere i nuovi contenuti, mi raccomando supportatemi con una condivisione di questo video o di uno degli altri video che ho realizzato. Cominciamo! Allora, come lo realizzerò questo scaffale? Semplicemente andando a realizzare le due spalle con questo pannellone che andrò a sfilare a metà e poi andrò a realizzare i ripiani. Per dare un po' di rigidità, anche se non ce n'è bisogno, però qualcosina faccio, con queste fodere che sono l'avanzo di un progetto passato, ovvero quello della scalettina portafiori, vi lascio anche il link di questo video, andate a vederlo che è molto interessante, andrò a fare due coste di rinforzo, chiamiamolo così, null'altro. Poi ancora con queste fodere o con altro materiale di scarto andrò a piallare dei coprifili per fare il tamponamento perimetrale. Ok, possiamo partire. Le misure che ho preso di riferimento, la larghezza e l'altezza, andrò a ridurle di mezzo centimetro. Quindi ho preso la misura e ho indicato di togliere mezzo centimetro o anche qualcosina di più. Possiamo partire. Una volta preparati tutti i pannelli struttura e i ripiani, tengo da parte il top e il fondo, prendo i ripiani e vado a sfilarli tutti di mezzo centimetro. In questo modo potrò avere lo spessore per far correre il melamilico di tamponamento posteriore. Mentre il top, il fondo e le spalle vado a fargli una fresata, una rifilatura per poter alloggiare il melamilico. Poi prendo la pistola sparagraffette, sparachiodi e mi preparo ad assemblare la struttura. Sempre tenendo ben controllate le squadre in tutte le direzioni, vado a bloccare i pezzi e poi blocco la struttura con preforo e viti. In questo modo non andrà da nessuna parte, già è dentro incassata in uno spazio bloccato, andrà fissata e in più è anche avvitata, sarà solidissima. Vado a fissare anche un ripiano intermedio per dare un po' più di solidità alla struttura e poi preparo i melamminici, vado a tagliarli in modo da utilizzare due pezzi, uno sopra il ripiano e uno sotto il ripiano centrale. Fissano in maniera perfetta, quindi già che ho tutto aperto, non ho ancora montato la pannellatura, vado a dare un minimo di levigatura esterna. Fatto quello, vado a segnarmi i passi per i ripiani, in questo modo avrò la possibilità, al variare delle necessità, di variare anche il posizionamento degli stessi ripiani. Vado a segnarmi in maniera molto semplice con un pezzo di scotch l'affondamento della punta e vado a realizzare i forellini per posizionare i supporti dei ripiani.
Fatti i forellini, con la levigatrice vado a cancellare i segni. Come ultima cosa vado a sfilare, come vi avevo detto prima, delle liste per fare i coprifili. Finite le lavorazioni da falegname, non rimane che dare una mano di impregnatura per proteggere il manufatto e poi una levigatura per tirare via il pelo. Utilizzo un abrasivo spugnato della NAT, vi lascio sempre poi il link in descrizione, e vado a rimuovere il pelo del legno. Una bella soffiata, vado a passare una leggera riga di colla sugli spigoli delle fresate che sono state fatte. In questo modo non avrò rumori, vibrazioni o quando vado a appoggiarmi magari con dei flaconi e delle cose. E comunque, per completare e non dover attendere, vado a dare una bella graffettata a tutto. Finito lo scaffale, posso andare a metterlo in opera. Come vedete, passa veramente preciso in altezza e c'è un po' di margine in larghezza che vado a riempire con della schiuma poliuretanica per montaggi, quindi una schiuma da costruzione, che poi lascio asciugare per circa 15-20 minuti e col coltellino vado a rimuovere il prodotto secco con molta facilità. Vado poi a segnare con la matita l'interno dei coprifili, che vado a rifilare, e poi vado a posizionare con dei semplici chiodini spillo. E siamo arrivati alla fine. Vado a posizionare i gancetti reggimensola e il lavoro è completato. Eccoci qua, finalmente il lavoro è completato. Non ho utilizzato materiali di pregio come il corrimano perché non era previsto. Inizialmente avevo già acquistato il materiale non sapendo cosa ci fosse sotto la vernice del corrimano. Pensavo di dargli una ripristinata, che fosse stato un materiale non troppo nobile, invece in realtà si è mostrato veramente di pregio, mentre lo scaffale l'ho realizzato in comune abete. Però è uscito veramente bene, mi dà gran soddisfazione, soprattutto in questa configurazione da arredamento, che non sarà quella definitiva. Però mi piaceva farvela vedere in questo modo, perché in base alle interpretazioni c'è sempre modo di valorizzare gli ambienti. Questa è una possibilità di valorizzarlo estremamente, renderlo elegante e continuativo rispetto all'ambiente interno, mentre nel mio caso andrò a posizionare prodotti di pulizia e quindi dedicarmi al lato funzionale dello scaffale. Comunque, in ogni caso, è piacevole vedere un prodotto così finito. Perché ho fatto il fondo melamminico? Per una questione di pulizia, perché non voglio che andando a appoggiare le cose, flaconi e così via, si vada a sporcare l'intonaco, che è più difficile da pulire, mentre qui con uno straccio umido sul melamminico bianco si pulisce in un secondo. Non ho posizionato lo scaffale a ridosso della parete perché era abbastanza storta, c'era un fuorisquadra importante. Questa parete qui ha un angolo molto diverso rispetto alle due spallette, per come era già stata realizzata prima. Non sono stato lì a modificare in maniera importante perché sapevo che andava inserito lo scaffale e quindi con dei semplici coprifili avrei risolto il problema senza dover caricare di gesso, coprifili e così via. Niente, ho scelto questa soluzione per evitare fresate, che poi erano di difficile interpretazione col coprifilo. In questo modo vado semplicemente a rimuovere il supporto per i ripiani e vado a posizionarlo all'altezza che più mi è comoda. E basta, spero che questo lavoro vi sia piaciuto. Se avete qualche domanda scrivetemela nei commenti. Per tutti i contenuti precedenti che ho realizzato, come la scaletta portafiori, gli interventi che ho realizzato
In questo manoscala vi lascio in descrizione il link a questi video che sono molto interessanti, anche quello della trasformazione del corrimano. Come al solito vi invito a seguirmi, attivare notifiche, condividere per darmi una mano a crescere, ne sarei veramente grato. Sempre in descrizione trovate il link ad eventuali attrezzature, la mia pagina Amazon con le attrezzature principali che utilizzo. E nient'altro, io vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!